Oh <laughs> Ben ritrovati a tutti. Siamo qui in una bellissima collocazione sull'altipiano di Asiago, nella chiesetta di Spillec dedicata alla Madonna di Lourdes. Abbiamo scelto questo posto anche perché è il mese di maggio dedicato alla Madonna e perché ricordiamo anche la grande guerra no? che vediamo in questo, in questo percorso di cento anni e quindi vogliamo rivivere anche quei momenti drammatici. Siamo arrivati alla sesta domenica di Pasqua. Vogliamo leggere il Vangelo. Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Gesù non ci dà un consiglio, ci dà un comando, ma in maniera ripetuta, che vi amiate come io vi ho amati. Dovete amarvi. Questo è il testamento di Gesù. Il testamento è la sua volontà e non dobbiamo così valutarla e guardarla con, così con superficialità. Chi è Gesù? Gesù è l'amore diventato persona. Lui, prima di tutto, ha amato se stesso. Quando sulla croce hanno, sparti, hanno cercato di così di, di mettere ai dadi quella bellissima tunica, vuol dire che lui andava anche vestito elegantemente, sapeva anche vestirsi in maniera bella perché aveva anche amore per sé. Amava la sua famiglia, ma in modo libero, non era prigioniero della sua famiglia. Amava i suoi amici, aveva una predilezione per i più deboli e per tutti quelli che erano i margini. Sapeva amare anche i potenti, sapeva avere un rapporto di trasparente amore anche con costoro, anche con i romani stessi. Quindi lui non ha parlato di amore, ma ha vissuto l'amore come io ho amato voi, dovete amare. Cos'è che vuole da noi tutti, il Signore Gesù Cristo? Vuole una cosa bellissima. Vuole che noi siamo nella gioia, che siamo nella gioia. Vi ricordate quel, quel capolavoro, il Nome della rosa, quel, quel, quel capolavoro che è tutto centrato proprio su questo tema, no? Sul fatto che nella biblioteca di quel grande monastero no, raccontato da Umberto Eco? C'è un segreto nascosto. C'è una pagina del grande Aristotele che era l'elogio del sorriso, l'elogio della gioia. Il bibliotecario, che era depositario di un certo modo di pensare, di concepire e di impostare la vita, voleva che nessuno potesse leggere quella pagina perché sarebbe stato un cambiamento radicale. Per questo ha avvelenato quella pagina e quindi, e quindi ci sono stati dei morti. Ecco, questo è un tema centrale. Gesù per secoli è stato dimenticato perché lui ci vuole nella gioia, nella gioia e nel frutto. Dov'è che noi dimostriamo la veridicità del nostro essere? Dai frutti. Ecco, io considero la logica dei frutti, l'Antico e il Nuovo Testamento. No. L'Antico Testamento è l'evidenza. La Chiesa era più concentrata nel mostrarsi, come una grande pianta con tante, tante foglie, no? con tante cose che si mostrano, e i frutti nascosti e i frutti veramente rimpiccioliti. E il Nuovo Testamento cos'è? Quella pianta mostra frutti, poche foglie. Questo è il tempo nuovo. Questo è anche la possibilità di impostare una pastorale su un versante completamente nuovo. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. C'è quella frase bellissima di Sant'Agostino che dice dilige et quod vis fac, ama e fa quello che vuoi. Chi ama non ha bisogno dei comandamenti. Chi ama spontaneamente osserva i comandamenti. Chi ama ha un rapporto trasparente e bello con la sua famiglia, non c'è bisogno di dire onora tuo padre e tua madre. Chi ama odia la violenza, non c'è bisogno di dirle non uccidere. Chi ama no e spontaneamente cerca la fedeltà e la castità, non c'è bisogno di dire non non devi fare l'adulterio. Chi ama rispetta l'altro e rispetta anche le cose degli altri. Chi ama spontaneamente Cerca la sincerità e odia la falsità. Quindi sarebbe bello cercare questa strada, non continuare sulla strada dei comandamenti, ma la strada dell'amore, che è l'unica cosa che Gesù ci ha chiesto nel suo testamento. Quindi sarebbe bello nella educazione anche dei nostri ragazzi, no? Invece di far imparare a memoria i dieci comandamenti, che sono per carità importanti, Far imparare a memoria l'inno all'amore di San Paolo, far imparare a memoria le beatitudini, perché quella è la pagina veramente centrale nel testamento di Gesù. E concludo con una preghiera. Signore, insegnaci l'arte dell'amore, fa che scopriamo i segreti del cuore. È solo amando che si può vivere, è amando che incontriamo noi stessi. È amando che diventiamo liberi. L'anima conosce solo il cibo dell'amore e della preghiera. Amare ogni giorno, amare ogni momento, amare soprattutto quando è difficile, quando siamo tentati di dire basta. Chi ama raccoglie frutti in abbondanza, chi ama non è mai solo, chi ama ha già fatto il massimo di carriera, chi ama è sempre pronto a morire. Chi ama è già entrato nell'eternità. Buona domenica a tutti.